Amici zagoriani, buongiorno. Eccoci al nostro appuntamento settimanale con la nuova uscita del cartonato di Zagor della Gazzetta dello Sport Corriere della Sera. Allora, andiamo un pochino a vedere com'è questo albo e diciamo subito chi ha indovinato nel nostro mini quiz da che albo è tratta l'immagine di Zagor. Ovviamente era molto facile questa settimana, fucilazione. E dei nostri amici che ci seguono sul canale, vi voglio citare Emanuel Neto, Rosario De Pompeis e Alessandro Leo. Sono quelli che ci hanno segnalato e indovinato l'albo da cui è tratta l'immagine. Allora, vediamo un pochino com'è. Il Palo della Tortura, bella copertina con fondo blu. Nella costola vediamo, oltre al numero 61, l'immagine di quello che pare essere, credo, l'avvoltoio. E qui c'è un pipistrello che potrebbe far pensare al vampiro, non lo so, vedremo più avanti. Allora, una vignetta di Zagor in azione, tratta dalla storia in questo volume, sempre tutto su questo fondo blu, molto bello, profondo. Ok, diamo un'occhiata all'interno del volume. Conan di Cimmeria, una Darkwood della preistoria. Ok, qui si farà sicuramente un confronto tra Darkwood della Cimmeria, Conan e tutto ciò che fa parte della saga in confronto a Zagor. Conan, devo dire, anche uno dei miei personaggi preferiti, di cui ho molte serie originali e non. Bene, sarà interessante leggerlo, ancora non l'ho letto. Ok, qui va avanti la storia. Ricordiamo di Nolita Donatelli, il palo della tortura. Vediamo qualche tavola di questo volume. Una storia bellissima, drammatica. Di Nolita. Vediamo qualche tavola, ve la faccio vedere velocemente per ammirare ancora le vignette di Donatelli. Ok, in questa storia dovrebbe finire. Eccola qui, finisce qui e comincia I ricattatori di Nolita Bignotti. Ok. Anche Pignotti, ce lo ricordiamo, ha dato un notevole contributo alla serie di Zagor. Andiamo in fondo e vediamo un po' di cosa ci parlano dopo la fine della storia, che chiaramente non potrà finire in questo arco perché comincia adesso. Ok, allora Cheyenne, terza parte. Ok, si parla ancora di questa tribù. Qui vediamo un'immagine di George Armstrong Custer. 39, 76, 1800. Sappiamo già di cosa parleremo. Ecco qua. Qui una bella tavola di ferri. E qui la solita lista degli arretrati, fino a sempre al numero 70. E la copertina, vabbè, la copertina del prossimo numero, qui è molto facile indovinarla, però vabbè, vediamo chi è più veloce. Il ragazzo rapito con una copertina storica, direi, Zagor sugli sci. Ok, va bene ragazzi, per questo albo è tutto, e l'appuntamento è giovedì prossimo per la prossima uscita. Buona giornata a tutti.